Dottoressa, buongiorno, io sono Giulia Grillo, sono una portavoce al Parlamento Nazionale del Movimento 5 Stelle, sono catanese, sono capogruppo anche della Commissione Affari Sociali, quindi la commissione competente per questa materia perché è Affari Sociali e Sanità. E volevo, diciamo, ovviamente, prendendo atto dell'enorme lavoro che hanno fatto le associazioni e i volontari, sono d'accordo con l'ultima affermazione fatta dalla Presidente dell'Associazione L'Altra Zampa, le associazioni non si devono sostituire alle istituzioni, e sono anche d'accordo sul fatto che la politica deve fare la sua parte. Noi la nostra parte la stiamo facendo sia al nazionale che al regionale. E lo stiamo facendo come? Sia con gli atti di sindacato ispettivo, che voi sapete benissimo che sono degli atti che consentono appunto di fare delle domande al Ministero, di ottenere delle risposte, e con delle proposte di legge di cui magari adesso anche Angela Foti, che invece è la collega regionale, fa accenno. Quindi io la volevo ovviamente ringraziare per il suo impegno, per la sua presenza anche oggi in conferenza stampa. Avremmo gradito di più sinceramente che lei fosse proprio fisicamente qua, quindi prendiamo l'impegno per un'altra volta ad averla qua, perché per me sarebbe veramente, anche per me, così la conosco di viso, però magari la verrò a trovare a Roma. Quindi io, diciamo, era solo per fare vedere che siamo presenti anche noi, abbiamo potuto dare spazio per i protagonisti in questo caso, che sono i volontari. Quindi passo la parola ad Angela, poi c'è il mio collega Paolo Bernini, che è il primo firmatario dell'interrogazione che arriverà al Ministero su questo tema. Grazie. Di un'ora di questa, da questa atipica conferenza stampa, perché così non si può chiamare, visto quanti contenuti, quante testimonianze, quanti pareri, diciamo, altamente specializzati sono stati dati su tutta la, sulla vicenda in particolare, ma anche di carattere generale di quello che è lo stato dell'arte dei canili e dell'attuazione della normativa. E quindi è la partecipazione sia degli addetti alla stampa è stata notevole, ma soprattutto anche a distanza di un'ora dei tantissimi volontari e rappresentanti di associazioni. Io non mi sento di aggiungere molto altro, se non che da questa settimana troverete la nostra proposta di legge sull'EX, che è questo sistema di interazione e partecipazione che abbiamo messo a punto, che sia per le proposte di parlamentari nazionali che quelle regionali. Ci tengo, perché lo trovo davvero doveroso, passare la parola a Paolo per la chiusura e l'esposizione delle sue azioni, che tra l'altro è sceso appositamente da Roma, e quindi una cosa prima della conclusione di Paolo. Sì. Posso? Sì. Mi sentite? Sì. No, volevo dire una cosa, avevo visto la dottoressa Foti. No, volevo solo aggiungere una cosa, che vedendo Eugenio, mi sembra che si chiami, devo dire che solo per questo ne è valsa la pena. Comunque lo rifarei. Andiamo avanti. Lo deve rifare. Va bene, scusate, no, era soltanto questo. Grazie. Salve a tutti, io sono Paolo Bernini, sono portavoce del Movimento 5 Stelle e mi sto occupando in questo periodo di molti temi animalisti, tra cui anche quello del canile. Mi sto occupando dei daini, dei finali, di altri casi che sono abbastanza problematici, perché penso che la tutela degli animali sia un compito che sia uno dei compiti dei portavoce all'interno del Parlamento, visto che non viene mai trattata in modo serio. E per questo abbiamo ascoltato le associazioni, ci ha aiutato la dottoressa Matassa e abbiamo depositato un'interrogazione in cui ci sono varie considerazioni e varie richieste ai vari ministeri competenti, che c'è interno, sanità e giustizia. Visto che le argomentazioni sono tante, ve ne leggerò alcune perché sono abbastanza sconcertanti, visto che presso la Procura di Catania nel 2013
è stata depositata una notizia di reato tra cui 17 indagati per diversi reati, quali falso, truffa, abuso d'ufficio e altri abusi, però la procura non ha tenuto molto conto di questa cosa. In più non ha dato alcun valore alle planimetrie, alle autorizzazioni sanitarie, alle costruzioni abusive. Qua si parla di sperpero di soldi pubblici, visto che a fine 2012 il comune di Catania ha fatto un bando per 900.000 euro in cui l'unico concorrente è stato la stazione Novaenza. Unico 900.000 euro sono soldi pubblici che sono stati utilizzati per questi canini, che non sono canini questi sono prigione per cani al cui interno vengono maltrattati. I canili dovrebbero essere spazi ampi in cui i cani riescono a muoversi, in cui fanno socializzazione, in cui vengono sterilizzati, in cui il cibo che mangiano non è cibo di scarto, non sono crocchette lanciate su escrementi dove loro fanno i loro bisogni. Questi non sono canili, questo è utilizzare i soldi pubblici, e quindi è un danno erariale. Quei vostri soldi, cioè si prendono questi soldi e poi non fanno neanche bene agli animali, quindi... Noi oggi andremo a fare un blitz in una di queste strutture per vedere se sono ancora a norma e ovviamente vi informeremo, vi terremo informati su quello che accadrà. In più, io faccio molti di questi blitz all'interno di strutture pubbliche in cui vengono utilizzati soldi pubblici, in cui ci sono animali. Molte volte mi negano l'accesso come il laboratorio di sperimentazione animale, però... noi abbiamo questo compito e dobbiamo portarlo avanti, perché i soldi pubblici non devono essere sprecati e gli animali devono essere tutelati, perché anche gli animali hanno i loro diritti. Grazie.